Guido is a fisherman who lives in Cinque Terre, Liguria. And we're here in the harbour of Manarola, where he keeps his boat. Guido fishes every day the weather allows him. He puts his nets out in the afternoon. In summer, he hauls them in again just before dawn. In winter, he waits to the following afternoon. He has a great method for cleaning his mussels. He pulls off any remaining beards. Here he has a mixture of flying squid, shrimps, red mullet, and sea bream. Other species he sometimes catches include skate, sole, and cuttlefish. They are all cleaned in the seawater. He sells his catch only to local families. He's got a plentiful supply of ice to keep the seafood chilled. Un po' d'olio caldo, una padella, piedi a bagno in mare, eh? Bicchiere di vino bianco. Listo, dai, andiamo. Guido and his family are planning a fish-to-plate agriturismo, and this is the view. Ecco, questa è Corniglia, dietro di noi e in fondo la Manarola, Rio Maggiore non si vede che è dietro la punta e questa è tutta la coltivazione del paese di Corniglia. Io sono Guido. Io sono Pietro. E oggi prepariamo un spaghetto ai frutti di mare. Gli ingredienti sono basati in base alla stagione, è come un minestrone di verdura, tu fai il minestrone di verdura in base alla stagione, in base alle verdure che c'hai nell'orto. Ora il mare da questo e sfruttiamo questi pesci qua. First the men prep the sea bream. It needs flat palms and a very sharp knife to fillet fish successfully. Si procede con la sfilettatura dell'orata, della triglia e poi effetteremo il totano. Le arselle sono pronte per essere anche loro messe in padella. Chiaramente fondamentale è la provenienza e la freschezza degli ingredienti, sia della cozza, dell'arsella, dei gamberi, dei totani, del pesce, il vino, specialmente il vino, e l'olio. Andiamo a fare a più qualità. The shrimps have to have their shells removed, and Guido puts the heads to one side. Allora, l'importante è togliere l'intestino dal gambero. Non è un'operazione molto difficile, però molto importante, perché è abbastanza amara, quindi per niente piacevole mangiarlo. Quindi si taglia leggermente e si toglie questa strisciolina marrone. Ma che meraviglia qua, che profumo di mare, eh? È come bere più o meno un bicchiere di mar Mediterraneo. Il famoso mar Mediterraneo, ricco di sapori e di storia. Pietro explains how to deal with the flying squid. Allora, per il calamaro invece la testa, c'è da fare bisogna rimuovere il dente che si trova al suo interno con un semplice gesto e andiamo ad eliminare i due occhi che non servono a fa parte dello scarto. Ovviamente
scarto per modo di dire, perché volendo si potrebbero riutilizzare sempre per fare il brodo. E i tentacoli li andiamo a dividere in piccoli pezzettini, li andiamo a dividere in due o tre parti e li andiamo a mettere insieme al corpo. Vongole or clams are also going to be added. Guido grows his own vegetables. Siamo molto fortunati perché questi sono i primi pomodori dell'orto. Pietro chops a small onion and some parsley and crushes two garlic cloves. They are also adding chili pepper and rosemary. Pietro adds a slug of Ligurian olive oil. They have a challenge to keep the gas alight in the wind. They soften the onion and garlic and chili before adding some of the herbs. Next, they fry and squish the shrimp heads to release their juices. Questo è il buono del sugo, il succo. Succo di gamba. Chiaramente non vanno schiacciate troppo perché sennò si tritano e non è piacevole trovarle in mezzo alla pasta. Adesso le facciamo cuocere ancora un po', dopodiché togliamo le teste di gambero. Pietro deglazes with some white wine. Ok, questo abbiamo sfumato con del vino bianco molto particolare, è molto sapido, quindi non useremo sale per il semplice fatto che l'uva, prima di essere vinificata, è stata lasciata 7 giorni in fondo al mare. È una vecchia tradizione greca di 2500 anni fa che noi abbiamo ripreso con molta fantasia e devo dire che abbiamo avuto un risultato strepitoso. Ne vale la pena. Non da mettere nel sugo, ma da bere. Guido also makes his own and leaves the grapes in seawater before crushing them. I've got to say it's fantastic, but too precious for this sauce. The squid go in first. They cook for 5 minutes before Pietro removes the heads. Andiamo a rimuovere le nostre teste di gambero che hanno rilasciato il loro succo e quindi il loro sapore all'interno del sugo. Next, he adds the homegrown tomatoes, followed by the clams and mussels. Si dovranno andare ad aprire con il calore, quindi vongole e cozze. Dopodiché, ovviamente, andranno a rilasciare la loro acqua, che alla fine è acqua di mare, quindi anche questo andrà a salare il sugo, ed è per questo che non andiamo ad aggiungere alcun sale. E successivamente, una volta che he covers them to steam. Perché prima io pescavo e cucinavo, poi meno male che ho passato l'attrezzo di pesca e adesso cucina e pesca lui. Spero fra un po' di sedermi sul divano e di mangiare solo e bere solo. Diciamo che cucinare quello che si pesca è una bella soddisfazione, ti regala molte gioie. It's too windy to boil the spaghetti outdoors. Guido part cooks it. He removes some water for the sauce. Pietro has added the fish to the frying pan. He pours the pasta water over everything. This has to cook for another couple of minutes. Pietro tosses rather than stirs the pasta. It needs a strong pair of arms and this is a good workout. Guido checks it's properly cooked. Perfetto. Ci siamo, tutti a tavola. They finish the dish with some homemade butaga or dried fish roe. Che dà un forte sapore di mare, difatti l'ho utilizzata veramente poca perché è una cosa molto forte. È bottarga di muggine fatta da noi. Un'opera d'arte, sembra un quadro veramente di Picasso, di la verità. A questo punto però bisogna mangiarlo questo quadro qua, questa opera d'arte. Forza e coraggio, sennò diventa fredda. Tutti a tavola, forza, diventa fredda, dai che c'è vento. This is definitely the best seafood spaghetti I have ever eaten. Buon appetito! Moment of truth time. It's the taste of the sea. Absolutely delicious.
Thank you. I'm going to dig around for my favourite bits now. I like the vongole. Are we allowed to use fingers? Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.